mestiere proprio come una missione religiosa, se vuoi, non cedendo a trappole facili. E la più facile, te ne volevo parlare da tempo, è il potere. Perché il potere corrompe, il potere ti fagocita, il potere ti tiene dentro di sé. Capisci? Se ti metti accanto a un candidato alla presidenza in una campagna elettorale, vai a cena con lui, parli con lui, diventi il suo scagnozzo, no? Un suo operatore. Non mi è mai piaciuto. Il mio istinto è sempre stato di starne lontano, proprio starne lontano. Mentre oggi vedo tanti giovani che godono, che fioriscono all'idea di essere vicini al potere, di dare del tuo al potere, di andarci a letto con il potere, di andarci a cena con il potere, per trarne lustro, gloria, informazioni magari. Io questo non l'ho mai fatto. Lo puoi chiamare anche una forma di moralità. Ho sempre avuto questo senso di orgoglio che io al potere gli stavo di faccia, lo guardavo e lo mandavo a fanculo. Aprivo la porta, ci mettevo il piede, entravo dentro. Ma quando ero nella sua stanza, invece di compiacerlo, controllavo che cosa non andava, facevo le domande. Questo è il giornalismo. Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio, 2006. I mezzi di comunicazione di massa, la stampa, la radio, hanno portato all'asservimento di corpi ed anime, ad un'autorità strategica mondiale. In ciò sta la principale fonte di pericolo per l'umanità. Le moderne democrazie, che mascherano regimi tirannici, utilizzano i mezzi di comunicazione come strumenti di disinformazione e di stravolgimento delle coscienze degli uomini, per alimentare la paura di massa in funzione delle guerre preventive. Albert Einstein. Le maggiori differenze tra i vari canali televisivi sono tuttora le previsioni del tempo. Poveri noi, poveri noi, poveri noi e poveri noi. Perché dico poveri noi? Perché voi, il pubblico, e altri 62 milioni di americani ascoltate me in questo preciso istante. E perché meno del 3% di voi altri legge libri, chiaro? Perché meno del 15% legge quotidiani o riviste? Perché l'unica verità che conoscete è quella che vi è trasmessa dalla TV. Attualmente da noi un'intera generazione non ha mai imparato niente che non fosse trasmesso dalla TV. La televisione è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La televisione può creare e distruggere presidenti, papi, primi ministri. La televisione è la più potente, stramaledettissima forza in questo mondo senza Dio. E guai, signori miei, guai se tutto questo capitasse nelle mani degli uomini sbagliati. E quando una fra le più grandi corporazioni al mondo controlla la più efficiente macchina per una propaganda vuota e fasulla in questo mondo senza Dio, beh, signori miei, io non so quali altre cazzate verranno spacciate per verità qui. Quindi, ascoltatemi. Vi prego, ascoltatemi. La televisione non è la verità. No, la televisione è un immenso parco di divertimenti. Sì, è un carnevale, una troupe viaggiante di attori, ballerini, cantastorie, funamboli, giocatori di palloni, domatori di leoni, fenomeni da baraccone. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Quindi, se volete la verità, andate da Dio, andate dal vostro guru, oppure andate dentro a voi stessi, amici miei, perché è quello l'unico luogo in cui troverete la verità vera. Sapete, da noi non otterrete mai la verità, no? Noi vi diremo tutto quello che voi vorrete sentirvi dire, mentendo senza vergogna, sì. Ad esempio, noi vi diremo che Nero Wolf trova sempre l'assassino e che nessuno muore di cancro a casa del dottor Kildare. E che per quanto possa trovarsi nei guai il nostro eroe, no, non temete, che entro la fine dell'ora il nostro eroe vince. Vi racconteremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Niente di tutto questo è vero. Ma noi creiamo illusioni. E voi ve ne state seduti lì? Eh? Giorno dopo giorno? Notte dopo notte di ogni razza, età, credo? Cioè, conoscete soltanto noi. E già cominciate a credere alle illusioni che creiamo qui. Cominciate a credere che la televisione sia la realtà e che le vostre vite sono irreali.
e fate tutto quello che la TV vi dice di fare. Vi vestite come TV, mangiate come TV, crescete i vostri figli come TV e addirittura pensate come TV. Dico, ma questa è follia di massa, ma siete tutti matti, ma per Dio, ma voi altri siete la realtà e noi le illusioni. Quindi io ora voglio che voi spegnete i televisori. Sì, voglio che spegnate i vostri televisori e non li riaccendiate mai più. Voglio che li spegnate esattamente a metà della frase che sto dicendo. Spegneteli su! Quinto potere, 1976. Confondere e nient'altro. Introdurre nel caso nuovi elementi estranei che coinvolgano altri, complicare e nient'altro. Mi creda, appena la situazione diventa critica, la prima cosa è confondere. Si può confondere, aggrovigliare tutto così bene che nessuno ci capirà nulla. Nikolaj Vasilievič Gogol, Anime morte, 1842.